Prima di lasciarvi a questo episodio di carriera, volevo proporvi una cosa, perché noto che sotto ogni episodio mi fate tantissime domande e avete anche ragione, perché a molte cose non riesco a rispondere. E allora ho pensato, lasciatemi sotto questo episodio tante domande, ma sotto ogni episodio della carriera da oggi in avanti, e io all'inizio di ogni episodio farò una sorta di conferenza stampa, come in passato, rispondendo a queste domande. Detto ciò, buon video! E niente! Vado a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Eccolo qui! Dal nulla segna un gol meraviglioso per il 2-0! Vince 3-0 in Monaco! Partita dominata, il Kane non ha mai calciato in porta e questo è un dato importantissimo. Draxler guarda Ben Yedder, lo serve verticale, Wissam! Fa subito 1-0, 4 sul cronometro, ha segnato già il capitano per rispondere al match di Europa League. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video e soprattutto in questo nuovo episodio della carriera. Oggi siamo carichissimi perché naturalmente il nostro Monaco ha cominciato a rialzarsi, l'avete visto anche nel classico mini riassunto all'inizio di questo episodio, secondo di fila tra l'altro che esce, quindi apprezzate, apprezzate perché sapete sono sempre molto impegnato, però ovviamente quando riesco aumentano anche i contenuti. L'altra sera tra l'altro ci siamo divertiti in live, ma torneremo sul sito Viola prossimamente, quindi link in descrizione. Però prima di partire vi sarete accorti che l'inquadratura è diversa dal solito, perché purtroppo la mia TV ci ha abbandonato e quindi ho dovuto adattarmi con un altro schermo che però copriva la parte dove sostanzialmente è la telecamera. L'ho spostata, ma non mi dispiace questa inquadratura con il Never Give Up che si vede dietro. Prima di partire con l'episodio però ho una cosa da dirvi. L'altro giorno avete visto una storia che ho messo su Instagram all'interno della quale vi mostravo delle maglie che mi erano arrivate, non soltanto maglie, anche tute, insomma, d'allenamento e molto altro. E vi avevo promesso che vi avrei parlato di questo sito, che infatti vi lascio qui sotto in descrizione, perché per esempio tra le tante maglie che mi è arrivata c'è questa qui, la seconda del Monaco, che adesso infatti ci andiamo a mettere, con dietro, ragazzi lo sapete che è un debole, Dylan Wenzel-Holz. Dovevo farla questa cosa. Ah, devo ammettere ragazzi, non so se a voi piace, ma come direbbe Pierluigi Pardo, qualità. E quindi passiamo di qua perché c'è l'Europa League, c'è il Midtjylland, squadra che conosco bene perché vi ricordo che l'ho commentata spesso, la commento spesso nel campionato danese su Sport Italia, dove vi ricordo che sarò anche oggi alle 15 a commentare una partita perché questo episodio uscirà di sabato. Giro di boa di Europa League, cosa importante perché abbiamo perso l'ultima male anche in casa contro la Z, che infatti è a 6 punti. Insomma, vediamo un attimo di riordinare le cose, lo stiamo facendo in Ligue 1. Ovviamente non cantiamo vittoria perché la stagione è ancora lunga e tortuosa. Andiamo in campo, mettetevi comodi, patatine e popcorn, perché si comincia. Più ne esisto, che cresce qui, poi passa al Celta Vigo, torna proprio in questa stagione reale, e quindi seconda di fila qui all'MCH Arena in casa Midtjylland. Benvenuti alla terza giornata del gruppo di Europa League. Il Midtjylland di fronte alla Monaco è un qualcosa che mi fa sorridere, perché abbiamo commentato il Monaco prima in carriera, poi a Sport Italia. Nella casa del Midtjylland è perfettamente l'opposto. E quindi tanta tanta roba in un girone che momentaneamente li vede a 0 punti dopo le prime sconfitte contro AZ e Rapid. Vediamo se li lasceremo a 0 anche noi dopo i due incroci di fila che giocheremo, questo il prossimo. Ma intanto inno Europa League. We'll be right back.
Martellino, avete visto qualche protagonista in casa Monaco. Partiamo dal Midtjylland, vi presento un po' la squadra. Occhio Evander e Onieka, soprattutto giocatore europeo che può farci male essendo su FIFA. Attenzione a Mabil e appunto Pionesisto di cui vi parlavo prima. Hansen non è propriamente un fenomeno, se FIFA è un gioco realistico, quindi in teoria non dovrebbe essere un problema calciando verso la porta. Non ci sarà Ben Yedder stasera, gioca Wenzel Hulse, confermato dopo il gol contro il Nantes, gol che gli ha permesso di sbloccarsi, come si era sbloccato nello scorso episodio, anche il buon Borja Mayoral, ma si sono sbloccati anche Tchouaméni e Ayer che stasera riposa in realtà perché al centro della difesa, a fianco a Koundé, torna Disasi. Me l'avete chiesto sotto i commenti dello scorso episodio, ma dov'è Disasi? Semplicemente fuori dalle gerarchie titolari all'inizio. Poi questa è la formazione con El Shaarawy titolare, Aguilar sulla destra. Turnover leggero per il Monaco che ha sì il Lione, ma soprattutto il dovere di tornare a vincere in Europa League. Arriva fino in fondo, apre su Pionesisto, un pallone pericoloso, attenzione al numero 7 che rioffre a Cagliustè, zona tiro, può andare in porta Cagliustè, Disasi dice no due volte, anche Onieka, e quindi potenziale ripartenza del Monaco. La porta è il centrale, non parte Wenzel Hulse, quindi si ricomincia da Scott McTominay. McKennie gira bene su Barreca, occhio al Shaarawy, occhio a Wenzel Hulse, la palla è per l'australiano che può accendere il motorino anche lui. Punta il capitano del Midtjylland, lo salta con la suola elegante, tocco a rimorchio, McKennie forte, Scholz riesce a deviare, calcio d'angolo per il Monaco che sta carburando. Rinvio lungo da parte di Hansen, McKennie la prende, il Shaarawy mette giù, poi viene chiuso, forse commette fallo, non secondo l'arbitro, si gioca e quindi va il faraone. Tacco per McKennie, di ritorno per il 92, che può accendersi, sale su Anderson, insiste, e il Shaarawy sul fondo si è messo in proprio e ha fatto bene, mi verrebbe da dire, perché è più efficace calciare verso la porta da lì anziché servire il compagno, anche se forse lì ci poteva pensare Stefan. Di ritorno per il numero 11, occhio al suo talento, Mabil sterza due volte, Disasi lo aspetta ma viene superato, torna e mette in angolo. McTominay vuole il corridoio, lo trova in Tchouaméni, va dentro Wenzel Hulse, la palla arriva, occhio all'australiano che entra in area, calcia in porta, l'ha presa Hansen. Grandissima occasione, la più ghiotta per il Monaco, al 41esimo. Siamo partiti meglio in questa ripresa. Tocco centrale per Wenzel Hulse, arriva Tchouaméni, si apre anche Martins, pallone preciso per Jenson, controllo a seguire destro, che era riuscito ad incrociare ma che non ha trovato la porta. Altra gigantesca occasione Monaco. Sul rinvio c'è Disasi, ottima partita. Quindi El Shaarawy, Berchkaren, Florentino, guarda Mayoral e lo serve subito. Vuole lavorare lo spagnolo, si apre Gelson, corridoio centrale, occhio al movimento anche da parte di Berchkaren che si inserisce e fa sorridere il Monaco e Marconi che lo ha buttato nella mischia. 15 al 90esimo, segna Yari Berchkaren, esulta il Monaco 1-0 all'MCH Arena. Pfeiffer riceve invece un buon pallone, Disasi non si fa superare, un intervento che la fotografia del match di Disasi, concentrato come il suo Monaco che vince in casa del Midtjylland. Tre punti pesantissimi per il girone, perché lasciamo loro a zero e almeno sulla carta siamo anche favoriti per il ritorno perché giochiamo in casa. Era questo il match indecifrabile, forse anche un po' più complicato, anche se poi in Europa League 6 punti su 6 in trasferta, 0 in casa sui tre possibili. È vero che l'avversario era forse il più forte del girone, quindi la Z, che riaffronteremo, però insomma vediamo un po' che succede. La Z che sarà poi l'ultima squadra che affronteremo e vorrei arrivare qualificato per stare un po' sereno. Buon pomeriggio e buona domenica dal Parco Olympique Lyonnais. Quando vediamo Lione pensiamo ai 47 gol di Ben Yedder, al record, all'averli cacciati praticamente dalla qualificazione alla Champions League, purtroppo in una serata che non ci ha permesso neanche a noi di qualificarci, perché poi a sorridere fu il Marsiglia nonostante il nostro 3-2, nonostante la grande notte in quella 38esima giornata di Ligue 1. Oggi la musica è diversa, loro sono al quarto posto, noi un po' in ritardo di classifica, infatti questa è una gigantesca prova di maturità per il Monaco, così in campo la squadra di Marconi. Adelaide, possesso del Lione in queste prime battute, pressione di McTominay, palla verticale su Depay che vuole lavorare, Koundé esce, arriva l'apertura precisa per Koné che la rigioca dentro, fuori gioco di partenza di Koné, ma grande inizio del Lione. Depay qui rincorre Koundé, però riesce a tenere il pallone, poi lo scarico centrale,
da McTominay a Tchouaméni, vicino Ben Yedder, si ripassa dall'ex United. Poi inserimento di McKenny, che vede Ben Yedder, lo serve, zona tiro, prova il destro a giro, che viene respinto. Poi raccoglie Touré, buon momento del Monaco, ancora ballo Touré, dentro McKenny, c'è anche Ben Yedder, calcia ancora con il difensore a dir di no. Stiamo crescendo, ma sono perfetti in difesa. Con West McKenny, che aspetta Onyekuru, si accende, parte, brutta palla di McKenny, Dubois la tiene in campo e la recupera. Adelaide, da Depay, su di Marais, che ha toccato tanti palloni in questo primo tempo. Si è fatto anche vedere davanti, come Paquetà, che prova a tagliare in due il Monaco e a segnare un gol clamoroso, non trovandolo però. Mancino largo di un nulla, magia del brasiliano. Questa palla esce di niente, ragazzi, di niente. Il movimento del capitano, si passa invece da McKenny, larghissimo e solissimo Touré, apertura sul numero 2, in mezzo Ben Yedder e anche Koundé, palla sul secondo palo, dove c'è Vissam Ben Yedder, che segna sempre quando vede il Lione. Fece il 47esimo gol stagionale l'anno scorso, il gol da record, e quest'anno non siamo ancora su quei livelli, ma un gol comunque pesantissimo per l'1-0, per la prova di maturità che sta passando il Monaco. Quindi pallo Touré, McKenny vuole palla verticale, Draxler addirittura si apre clamorosamente il Lione, occhio a Julian in area, Draxler, palla in porta e 2-0 Monaco, sono due in campionato per Draxler, ma che contropiede, con un tocco siamo arrivati in porta, 1-2 micidiale del Monaco, incredibile al Parc Olympique Lyonnais, incredibile, palla verticale di McKenny e Draxler freddissimo, incrocia con il mancino, 2-0 Monaco. Niang porta a spasso il pallone, occhio all'inserimento centrale non premiato per ora, Niang apre su Andersen che crossa subito e arriva il gol del Lione, minuto 88, come contro il Lille, avanti 2-0, ma poi lo prendiamo nella finale e facciamo che finisce come contro il Lille, però quindi stiamo molto attenti. Possesso finale della Monaco per non rischiare nulla, siamo oltre i 3 di recupero, deve fischiare l'arbitro, non lo fa, ora buttiamo via il pallone, lo fa in questo istante, vince il Monaco, vince ancora in campionato, ennesima vittoria di fila, con un gol subito che è un po' stona ma è passabile, visto che davanti avevamo la quarta della classe, avremo la prima della classe ad aprire quello che sarà il prossimo episodio, ovviamente vivremo in live sul sito Viola, visto che questa settimana ho avuto dei problemi anche lì e abbiamo vissuto registrando off live, tra virgolette, questo qui, che si conclude col sorriso, con tante novità, con la nuova maglia, sito in descrizione, e quindi ci vediamo inizio prossima settimana con tante nuove emozioni. Ale Monaco!